È stato accusato di essere un traditore, si è inimicato sua maestà Lance Armstrong, ha confessato l'uso di EPO, ma ha anche vinto un titolo italiano quando nessuno se lo sarebbe più aspettato. Nella vita sportiva e umana di Filippo Simeoni c'è stato tutto questo, ma non solo. Bike Channel vi porterà in esclusiva a casa di Pippo, nome con cui è conosciuto a Sezze Romano, il paesino vicino a Latina dove oggi si è ritirato e in cui gestisce insieme alla moglie un bar, alzandosi ogni mattina alle 5 e tre quarti. Scopriremo tutti dietro le quinte del suo rapporto con il texano, ma soprattutto ripercorreremo le tappe della sua carriera e ci faremo raccontare aneddoti curiosi. Simeoni e i ricordi su Pantani, Simeoni e il successo alla Vuelta, Simeoni e la società dilettantistica dei Piratini, bambini a cui insegnare e trasmettere i valori di uno sport che può ancora essere pulito, vero e pieno di passione. Pippo ha saputo denunciare il sistema, ha sofferto, è stato emarginato, ma ha saputo anche riprendersi e uscirne a testa alta. Oggi i cicloamatori fanno tappa al suo bar per scattare una foto insieme o per farsi semplicemente raccontare una storia. E Simeoni, col suo sorriso e la sua disponibilità, risponde sempre presente. Un'intervista unica, esclusiva e ricca di temi con cui Bike Channel cercherà di emozionarvi e raccontarvi soprattutto la verità. Armstrong, stiamo parlando di un personaggio talmente grande, un personaggio planetario che va oltre la figura del semplice ciclista. Però è anche vero, bisogna dire, che con gli anni è cresciuto, è stato troppo arrogante, troppo presuntuoso, ha perso forse i valori della vita e ha guardato solo l'aspetto materiale, economico, il business del ciclismo, ha usato il ciclismo si è fatto usare e di conseguenza ha creato un grosso danno a tutto l'intero movimento.